Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti alla 1447esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Siamo qui oggi per trovare un rimorchio al nostro Renault T. Bello, questo è nuovo. Anche questo è nuovo, mi sa. Quindi perché non dargli una prova? Questo qua, cosa si può portare, te lo dice? Materiale da costruzione, questo? Macchinare carichi alti. Bah, vediamo. Vediamo, vediamo. Anzi, prima di fare, vediamo un attimino se sui. Com'è quello del DLC? Schwarzmüller. Schwarzmüller, non qua. Schwarzmüller, questo. C'è qualcosina di simile, infatti. O no? No, forse no. Andiamo su Krone. Crone, 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 crone. Sembra qualcosa di interessante. Non sembrerebbe. No, proviamo a vedere questo standard. Chissà perché questi standard non sono mai fatti tanto tanto bene. Cioè, si vedono subito che sono un po' bruttini. Non è proprio curato nei minimi dettagli. Allora, attacchiamolo. Singolo, ribassato. Ehi. E una miseria, quanta roba c'è. Ma possiamo farlo due assi, per i carichi penso leggeri, leggeri. Poi possiamo farlo tre assi. Dovremmo poterlo fare tre assi. Oh, ti riprendi? Ok, diciamo che abbiamo avuto qualche piccolo problema. Quindi non cambieremo più. Abbiamo questa versione qua. Ho capito, ma è un rimorchio originale, dovresti anche farmelo funzionare ogni tanto, non è che chiedo tanto, eh. Diciamo che cambiamo rimorchio, dai, allora. Non guardiamo più quello. Io proverei anche questo. Ma diciamo che ho un piccolo presentimento. Ho un piccolo presentimento. O lo prendiamo così com'è. Magari lo prendiamo allungabile. Taci, 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 taci. Taci che funziona, taci, taci, taci. A parte che è allungabile, quindi puoi prenderlo come ti pare. No, però questo ci vuole un cambio un po' più speciale. Io volevo. A parte che i rimorchi poi abbiamo sempre gli stessi. No, forse abbiamo degli ecari nuovi. Può essere. Qualcosina di normalino. Abbiamo il. Ah, ok, infatti non ce l'abbiamo il garage in Finlandia noi. Possiamo prendere un city trailer, però gli ecari non vanno tanto. Oh, qui dove voglio darle. Questo l'abbiamo già usato. Questo cos'è più? No. Questo no. Questi sono vecchi, non sono aggiornati da un po'. Buttiamoci su uno Schwarzmüller. Prendiamo questo, dai. Vediamo un attimino, anche se secondo me su questo camion non ci starebbe tanto bene, ci vorrebbe un bel rimorchio bello frigo, bello bellino. Questo non è molto adatto secondo me. Bello nero questo, no, nero tanto, tipo Q, salva, applica. Una cosa così. Non lo so. Qui abbiamo questo, poi abbiamo questa. Mettiamo questo. Abbiamo questo. Gomme cerchi. Ah, qui abbiamo questi un pochino più bellini. E qui avremo i fanali, no, lampeggianti. Dov'è? Me lo sono perso. Ah, proprio dietro al pallino. Ok, qui questo. Questo è un pochino più bello. Io direi che i ruote possiamo lasciarle così anche per non farci perdere troppo tempo, che non è che mi interessi più di tanto. Minigun. Ah, qui non posso cambiare niente. Mettiamo anche di qui lo stesso contenitore. Magari metterci delle belle cinghie, non si sa mai. Giusto per. Lo proviamo, gli diamo una prova. Mi hanno detto che questo è un asse sterzante, eh? Sì.
Conferma. Non mi ispira tantissimo a dire il vero. Potremmo provare con i tronchi, eh. Questo qua. Che magari in Francia, Renault francese, proviamo con questo. Bello così. Ma che bestia. Diciamo che lo prendiamo così. Anche questo. L'altro non dovevo modificare le ruote. Non me ne va tanto di modificare le ruote. Quindi sceglierò l'altro, mi sa. Questo è già quello che avevo modificato io. Sì, era già così. Quindi affittiamo qui. Noleggiamo. Acquistiamo questo. Giusto perché non me ne va di cambiare le ruote su quell'altro. Se no potevo prendere quell'altro tranquillamente. Sì. Lo prendiamo. Va bene. Ora lo agganciamo anche. Perfetto. E ok. Vediamo un attimino che carichi abbiamo per questo. Sinceramente non ho molto un'idea di dove andare, dato che allora l'Italia mi sembra l'abbiamo girata. Potremmo andare in questa zona qui o in questa zona qui o anche tutta questa zona qui. Per il momento mi dirigerei verso qua, dai, dirigiamoci verso queste zone qua, all'est. Vediamo un pochettino cosa ci esce. A meno che non c'è un buon carico che va di là. Vabbè, me li fa già vedere sopra. Ok, capisco. Ah, gli elicotteri sono leggeri. Pare che c'è una cifra di soldi impressionanti, eh. C'è veramente tanto. 77 euro a chilometro. Cioè, questo qui. Pagano veramente tanto. E beh, vediamo un pochettino se ce n'è qualcuno già un pochino più diretto, che almeno facciamo anche prima. Io volevo andare circa qua, eh. Ce n'è un sacco. C'è pieno. Ma oltretutto, ci sono anche dei nuovi, una nuova promozione. Poi in teoria dovrebbero esserci delle nuove tratte per i trasporti eccezionali. Quindi ci daremo un'occhiata, no? Qui direi di prendere quello. Questo qui, Linz. Forse ce n'è uno per Graz, ma capisco che Linz è Graz. Va bene, uguale. Ok. Sperando non sia crashato. No. Mentre fa il caricamento, monto un attimino il volante e torno subito. Ok, eccoci qua. Anzi. Beh, questo qui automatico assolutamente, e d'ora in poi, almeno questo e il prossimo saranno sicuramente automatici. Fantastico, marcia avanti. Cambio il settore lì sotto. Reverse, retromarcia, sì, reverse. Mezzo italiano, mezzo in inglese. Sembra che il sound faccia letteralmente schifo. E sembra che io punti un po' in alto. Qui ho cambiato la fara ogni volta, ora mi farà tribolare, lo so già. Sembra tanto seduto in avanti, vorrei essere seduto un po' più indietro, proprio. Bah! Ci vorrebbe un suo sound, secondo me. Il retarder ce l'abbiamo, sì. Ah, abbiamo un 520 con. Abbiamo 6 cilindri. Un carico leggero, quindi non lo potremo provare tantissimo in questa puntata, però va bene. Il sound, ma è possibile che tutti i sound mi fanno pena? Non lo so. Ah, là sta accendendo le luci a seconda del freno motore, capisco, interessante, retarder. Perfetto. Il retarder inserisce da solo il freno motore. Ah, più lo metti. Capisco, interessante. Più lo metti più fa più scala, come lo Scania più o meno. Ok, cosa abbastanza utile. Questo rumore spero che non mi faccia venire subito male di testa, né a me né a voi nel giro di 4 secondi, perché so già che sarà così. È un rumore bruttissimo, un sound pessimo. Io non lo so se è originale o cosa, ma è pessimo. Non mi piace per niente. Si sente tantissimo il motore e niente il resto, ma è possibile? Io non lo so. Suoni esterni, suoni ambiente, suoni interni, ma se metto.
Questo. A parte che. Sicuramente ora faccio una belinata, eh. A metterli tutti a tutto. Che poi sono proiettato tantissimo in avanti, bruttissima sta cosa. Forse un po' meglio lui, devo abbassare tipo un po' il generale. E mi sa che ci siamo. Siamo un pelo generale. Cioè mi sembra di essere proiettato in avantissimo. Devo un attimo vedere se la relazione sedile. Più indietro non va. Io sono abituato a tenerlo così. Ma più indietro. Vediamo se con un po' di FOV riesco a cambiare la situa. Proviamo. No, aspetta, non devo. Ma sì, posso passarlo, che questo è lento. Questo qui è tosso e largo, cioè è basso e largo. Bruttissimo sto furgoncino qua davanti. Perfetto, le ruote Merlin. Ci manca tanto andare a caricare. Dall'altra parte di Milano dobbiamo andare. E ragazzi, abbiate pazienza, so che non termino di solito in mezzo alla strada. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Datene tutto. Ciao a tutti. E aspetta, aspetta, aspetta. Mi stavo piantando con il camioncino. Ciao a tutti.